quando penso a questa rapidissima, come si dice, carriera di pittore, questa storia mia che è volata come un gabbiano e che è avvenuta, che si è svolta con una naturalità più assoluta, seppure ricca di problematiche, di storie, eccetera, mi sembra che sia di aver vissuto in un sogno, perché tutta questa storia, una volta che uno si mette a riflettere, a rifletterci su, veramente è una grande avventura, perché non ho mai avuto nella mia vita regole, il che vuol dire avere avuto molti doveri, il che vuol dire essere sempre stato ossessionato dal tempo. Mi sono alzato sempre quando ho voluto e quindi molto presto al mattino. Ho vissuto in collegio per 8 anni e lì ho imparato a superare tanti di quei problemi pratici che poi in definitiva mi hanno insegnato molte cose. Una delle caratteristiche fondamentali dello stile di Zigaina è la decisa portanza espressiva affidata al segno. Segno come azione drammatica, quasi diagramma di una sceneggiatura programmata. Il suo particolare coinvolgimento nel reale si svela nel periodo della pittura realista, nelle epopee contadine dei primi anni 50, tematica che risponde ad una esplicita adesione alle sue posizioni ideologiche, motivate da scelte umanitarie concrete, più che da ragionamenti politici astratti. La pittura, nonostante il rigore serrato delle simbologie, si apre in dilatate stesure pittoriche e la natura si amalgama alle figure, uomini e cose. La struttura grafica si fa colore liquido e trascorrente, con effetti luministici rabbrividenti, elettrici. C'è uno scambio sotterraneo di energie e di misteriosa vitalità. Una vitalità panica che trascorre nella visione sublimata di quelle cose, tramate in una elegantissima sintesi compositiva. La visione animistica del mondo sembra connaturata alla sensibilità eternamente fanciulla di Zigaina. Questo equilibrio emotivo, prima che formale, è destinato però in pochi anni ad una progressiva compromissione. La
la serie dei vari generali e delle pseudo-celebrazioni politiche segnano il punto massimo di avvicinamento di Zigaina alle poetiche dell'informale. La composizione torna su schemi accentrati. È il richiamo alla dimensione naturale ravvicinata e ai processi analitici, quasi ossessivi, fino alla spietatezza. Riparte dal bozzolo dei sogni infantili e li dipana con la lucida consapevolezza del profeta saggiato dalle prospettive del martirio. È la stagione delle ceppaie. Si instaura un rapporto di magica assolutezza tra la psiche soggettiva e i frammenti dell'infinito che la circonda. Viene allo scoperto la caratteristica fondamentale della struttura intellettuale di Zigaina, portato per natura a trasmutare la conoscenza in coscienza dei problemi. Farfalle lievissime depongono le uova nelle nicchie feconde di frammenti già vitali. Il feticcio intrigante della morte, generatrice di vita. Le anatomie, paradigmi di analisi ambientale. Paesaggio come doppio esatto del cervello umano che lo scruta e lo indaga. La visuale si accorcia ad una vicinanza aggressiva con effetti stroboscopici che diventano sgomentanti. La piana friulana, digradante, netta e precisa, verso la laguna. Una vera e propria catarsi delle ossessioni drammatiche, del disfacimento e delle metamorfosi organiche. La figura del padre, presenza emblematica, è la chiave esplicativa della complessa struttura poetica della maturità che raccorda in felice simbiosi le vicende individuali con quelle collettive, in una continuità che si fa storia. Questo ambiente verissimo, eppure lievitante e sospeso,
è l'ingrediente più felice della poesia mitico-onirica di Zigaina degli ultimi decenni. Sono un camminatore. Una sera arriverò dove brillano nuove stelle, dove olezza un nuovo profumo, dove due occhi sempre mi guardano dolcemente. Si inizia sempre così. La lastra è una superficie buia e sotto la mano che su di essa si posa è fredda. C'è distacco e differenza. Quando l'ago incomincia a scalfirla, il gesto è insicuro, timido e dissacrante insieme. Ma un gesto ne vuole un altro. A sostegno e si procede cautamente. Lo strato bituminoso sollevato dal lago si raggruma sugli orli e appare un riflesso, il segno luminoso di un'acqua. Poi, lentamente, lo zinco acquista un tepore. La sua temperatura e quella della mano si integrano, si livellano. E il metallo perde la sua consistenza e lievita, diventa cielo notturno, terra, lavagna o lavagna della memoria. E l'occhio che segue il movimento della mano diventa la punta lucente di un bisturi. Sì, l'occhio è lì, all'estremità della lancetta. Non subito, naturalmente, e non sempre, ma il miracolo avviene. Talvolta la cera è come la superficie di un volto messo a nudo. La si solleva, la pelle, e la si appunta. Si incomincia a inseguire con l'ago le innervazioni del massetere, prima quelle del strato profondo, che si interrompono quando scende diagonalmente il legamento temporomandibolare. Ma lì, appunto, si è sullo stesso livello. Io forse leggermente chino quando per un attimo di distrazione mi penso, tuttavia per un trascorrere indefinito di tempo, ma nei momenti di grazia, mi accuccio nel cavo di un'orbita, scendo sull'arcata zigomatica a segnare le scissure
cammino tra le striature di un muscolo facciale. Sono un gnomo in uno sterminato paesaggio di fiaba. Talvolta, invece, quando dall'alto a volo di gabbiano delimito gli orli di una laguna, scavalco subito la difesa dell'argine e percorro i primi terrazzi erbosi per segnare i vincastri o qualche ceppaia lungo le prospettive degli arativi. Ogni solco è un segno, ogni vincastro è un altro segno. Se si infittiscono sulla proda di un fosso, può scaturire una larva e poi, insistendo, una crisalide o un coleottero immenso. Ma adesso non sono più in alto, in uno slargo che conosco io solo, tra il Matajur e l'Ermada. Sono all'altezza dell'erba, tra le sue radici. Questo è il laboratorio con il mio vecchio Gigi che mi aiuta da 40 anni. In questa casa disegnata da Giancarlo De Carlo nel 1959. Io da bambino ho cominciato a disegnare e da allora non ho più smesso. Poi quando è diventato, diciamo così, quasi il mio mestiere, come si dice, io ho cominciato come a esporre dapprima, se ben ricordo, nell'immediato, anzi durante la guerra, ho esposto per la prima volta a Trieste, nella 16ª sindacale. Era una mostra molto importante che si faceva una volta all'anno, con tutti gli artisti, i professionisti veri e propri. Io sono nato qui a Cervigliano del Friuli, a 300 metri da questo studio. Sono nato molti anni fa, nel 1924. E a un certo punto, improvvisamente, per delle ragioni oscure, misteriose, su cui ho tentato anche di ragionare, di ricordare, che ho tentato di svelare in qualche modo, senza esserci riuscito, ho deciso che da qui non mi sarei mai mosso. Quindi questa decisione, che è stata molto importante nella mia vita, forse è la prima seria decisione presa nella mia vita, ha comportato molti svantaggi, però io credo anche molti vantaggi. E così ho deciso improvvisamente, e mi ricordo molto bene quando ho fatto questa scelta, era verso sera e stavo guardando verso la laguna, dove c'era questo solito chiarore di luce particolare, improvvisamente mi è come venuto davanti l'immagine dell'angelo del campanile di grado, che con un piede alzato, come io stavo per fare un gradino uscendo dalla stazione, e con la mano che indica il punto cardinale determinato dal vento che tira. Ecco, da quella volta, e credo che sia stato il 1900, i primi anni 50, forse 51, 52, non ricordo bene, da quella volta ho deciso di costruire una casa con lo studio proprio qui a Cervignano, come ho detto, a 300 metri da qui. E come ho sempre fatto, mia madre diceva sempre che io sono un ariete, nel senso che sono nato in aprile, e quindi diceva mia madre: prima ti butti e poi ti chiedi dove vai. E io ho fatto così. Ho cominciato a costruire questa casa con lo studio, un enorme studio, disegnata dall'architetto Midena di Udine, tra l'altro, un grande architetto.
E quando ero a metà non avevo più soldi per finirla. Così ho dovuto partecipare ad alcuni premi, ricordo che si trattava allora del premio Italia-Francia, e ho avuto la fortuna di vincerlo e ho finito la casa. Sono stato molto contento di questo e lo leggevo così negli occhi di mio padre, perché i miei, c'era anche la guerra che stava scoppiando, la grande guerra, la seconda guerra mondiale, avevano deciso di vendere una casa che mio padre si era fatto con molti sacrifici, perché lui vedeva che insomma le cose andavano male e non riusciva a pagare i debiti che aveva con la banca. A un certo punto, pensando poi di riposare di notte un po' meglio, decisero mio padre e mia madre di vendere la casa, quando proprio non era il caso, perché c'è stata una svalutazione enorme e dopo 3-4 mesi sono riusciti a comprare in pratica solo una bicicletta. Però questa bicicletta di mio padre in qualche modo ha fruttato. Ha fruttato perché poi è diventata il perno di tutta una riflessione che ho fatto in quegli anni. E forse anche per questo ha assunto quell'aspetto simbolico particolare che questa bicicletta che ho dipinto negli anni 50, appunto, questo aspetto così non solo come strumento di lavoro, di fatica, di rischio, come strumento ma anche come oggetto di amore, di un qualcosa che è molto privato, che è molto intimo, era l'unico mezzo di locomozione che esisteva allora. Ecco, sulla bicicletta ho anche scritto, perché come adesso dirò, a un certo punto della mia vita ho sentito la necessità e anche il dovere, per certi aspetti, di scrivere alcune cose. Ciò che non riuscivo e che obiettivamente non si riesce a dire con la pittura. Per quanto la mia pittura sia stata definita in quegli anni una pittura realistica in senso generico, in sostanza era molto densa, molto ricca di succhi, diciamo così, emotivi, di idealità e di temperamenti di carattere espressionistico. Perché io ho sempre teso, ho sempre rischiato di parlare e di dire, di raccontare tutta la mia storia. Avendo anche in un certo senso ridotto, concentrato la mia realtà. La mia realtà in definitiva si è rivelata come questo piccolo territorio, seppure un territorio che un grande scrittore come Ippolito Nievo ha definito un piccolo compendio dell'universo. Quasi sempre d'inverno, in quei tempi, si vedevano le Alpi innevate, che davano un senso al tutto, a questo territorio, un senso di grande nobiltà e di grande intimità. E poi a due passi ci sono le colline. Questo punto del Friuli, in modo particolare, è definito come territorio dalla pianura, da questi campi ordinati, pettinati, con tutti questi sentieri, queste stradette, o almeno allora ce n'erano di più, con tutti i venchi, i vincastri, o i salici, le ceppaie, due o tre fiumi importanti, nel senso importanti per me, ricchi d'acqua, straordinari come l'Isonzo, il Natissa o la Ussa.
e poi a sud la laguna. E questo territorio che io ho scoperto durante la guerra facendo dei lunghi giri in bicicletta durante la notte. Ecco, questo modo di scoprire il territorio ha fatto sì che, essendo un territorio molto umile in definitiva, non molto appariscente, anzi per niente appariscente, ma ricco di sostanza e di storia, di esperienza umana, è andato a questo territorio lievitando sempre di più nella mia fantasia. Facevo lunghi giri per queste strade polverose per raggiungere Aquileia, questa grande e straordinaria città. E ricordo che allora Aquileia era dimenticata durante la guerra da tutti. Per attraversare quella piazza e raggiungere il campanile e salire sul campanile per esplorare e capire un po' qual era l'ampiezza e la bellezza del territorio, io facevo veramente una grande fatica perché era un territorio selvaggio totalmente. Nelle tombe, nel cimitero che è chiuso da un muro di cinta e dalla basilica, c'erano già allora, naturalmente, e solo quelli, sepolti i primi morti delle grandi battaglie sul Carso, con accenni e descrizioni romantiche, forse, anzi in parte sicuramente intervenuto anche D'Annunzio, con descrizioni patetiche per certi versi e straordinariamente dolci per altre. E in questo silenzio straordinario, enorme, io direi che ho scoperto un certo modo di sentire le cose e di guardare alla realtà. Passare i pomeriggi interi seduto nella basilica di Aquileia, in questo fresco stupendo, era una specie di dono improvviso che uno riceveva da questo monumento straordinario che è la Basilica. Era vuota totalmente, non c'era nessuno, io mi sedevo su un banco, prima di tutto a respirare, a ricevere un po' di fresco e poi pian piano a scoprire tutti questi simboli meravigliosi dei mosaici con nella parte alta, prima dell'abside, questo straordinario mosaico con Giona. E questo piuttosto raro momento che si riferisce alla risurrezione, in definitiva, e che credo risalga a molte migliaia di anni fa, il vero mito di Giona, è stato poi riproposto anche dal cristianesimo. Ecco, senza entrare nella sostanza del mio lavoro specifico di pittore, ho raccontato un po' gli antecedenti, gli antefatti, ciò che sta alla base della mia pittura. Ciò che è stato l'alimento della mia pittura, l'alimento ideale, la substanza.